Buona serata a tutti, sono Sandra Ferrari, presidente di Asvicol, associazione che riunisce dei commercianti di Lendinara. Noi abbiamo cercato di creare un programma natalizio puntando soprattutto sui sentimenti di serenità di cui in questo periodo c'è tanto bisogno. Abbiamo pensato una tradizione molto radicata nel territorio, che è quella del presepio, in varie sfaccettature, e ci siamo messi in rete con delle altre associazioni del territorio che, come la Proloco, che presenta la mostra dei presepi, l'Aido e i propri collaboratori per il presepio sull'acqua, utilizzando i costumi dell'associazione Cherastella, Circolo Hauser, che non ha eseguito il presepio vivente, ma ci ha messo a disposizione i costumi e degli accessori da inserire nelle nostre vetrine. E quindi abbiamo creato un circuito, Lendinara Città dei Presepi, che è molto interessante da seguire, e l'abbiamo inserito nel calendario degli eventi della città, che assieme alle associazioni e all'amministrazione abbiamo denominato Lendinara Il Natale È. E è tante cose messe insieme, con tante peculiarità, quelle della cultura, dell'intrattenimento, del volontariato e dell'associazionismo. E quindi abbiamo presentato questo programma un po' con lo stesso spirito che ci ha accomunato, facendo rete tra di noi. E le associazioni che hanno partecipato a queste cose, di singoli cittadini, sono stati tanti, e quindi è una proposta corale che viene fatta a chi vorrà visitare Lendinara per le varie, i vari punti che il programma può presentare, e visitare i nostri negozi che presentano anche la propria partecipazione con un concorso per i propri clienti. Ogni negozio farà una estrazione a fine dicembre dei biglietti che avranno inserito in un'urna nel negozio stesso, e questi riceveranno, chi sarà estratto riceverà un premio da ciascun negoziante aderente, che in questa circostanza sono state 16 le attività che hanno aderito. Quindi ci sarà una coccola, diciamo, personale ai nostri clienti, e una coccola generale che la sostenuta anche comunque dai commercianti, nella estrazione del 4 gennaio della lotteria della Proloco, che verrà a premiare, diciamo, tutta la comunità, tutta la città. Buonasera, praticamente iniziamo domani il Natale 2021 a Lendinara, dopo una pausa dovuta, che tutti sappiamo. Quest'anno il Natale l'abbiamo pensato noi come Proloco dedicarlo ai bambini, quindi abbiamo pensato a un villaggio sul classico Liston, che da poco è stato, come si dice, rinnovato, rifatto, e quindi con l'inserimento di alcune giostrine e divertimento per bambini. Poi il programma prosegue con una serie di iniziative fatte in collaborazione con altri enti e altre associazioni, di cui la Proloco capofila ha assemblato tutte queste manifestazioni in un programma unico. Ovviamente fiore all'occhiello sarà, come al solito, la mostra di presepi, che quest'anno appunto è stata riaperta e si sta procedendo perché diventi un punto di riferimento anche per le altre persone che possono arrivare a Lendinara, perché diventerà poi un museo del presepio, quindi rimarrà aperto anche su appuntamento anche fuori il periodo natalizio. Altre iniziative che abbiamo inserito, alcune manifestazioni che riguardano la beneficenza, quindi due spettacoli, uno al Palazzo Malmignati e uno sarà fatto al Teatro Ballarì, questi nelle date dell'11 di dicembre. Si proseguirà poi con le
recite delle scuole, se tutto sarà possibile, e si arriverà poi verso Capodanno, dove ci sarà, penso che ci siano, alcune iniziative fatte sempre dal Palazzo Malmignati, però al momento sono ancora in fase di elaborazione. Si proseguirà poi con il 6, dove faremo sempre a Lendinara una serie di mercatini dedicati alla Befana. Nel periodo nazionalistico, quindi 8, 12, 19, ricordo che ci saranno il mercatino natalizio sempre sulla piazza Risorgimento. Iniziative penso che ce ne siano per tutti i gusti, quindi che vada dal bambino al genitore, all'anziano, eccetera. Mi preme ricordare che quest'anno, insieme all'amministrazione comunale e l'Avis e altre associazioni del Protezione Civile, Caritas e Amici di San Francesco, stiamo organizzando la raccolta del genere alimentari per poi consegnare alle famiglie bisognose dei pacchi regalo che verranno consegnati un po' prima di Natale. Credo che, insomma, ci stiamo attivando bene per quello che riguarda il nostro paese. Questo tutto grazie ovviamente all'amministrazione comunale e tutte le associazioni che, insieme all'AIDO e tante altre che non vorrei poi dimenticarmi, ognuno fa il proprio programma e noi andiamo ad assemblare tutto quello che è praticamente il programma che viene fatto normalmente all'Indinara.